L'estate porta con sé il rischio alto di incendi. In regione già se ne sono verificati alcuni di diverse entità. All'Aquila, dopo Roio, ieri diversi piccoli incendi hanno interessato la zona di Colle Sapone tra via Vasche del Vento e via Acquasanta. Sono state necessarie 3 ore di lavoro per domare il rogo, partito da bordo strada, probabilmente a causa di alcune sterpaglie bruciate. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma anche molti volontari del servizio antincendio boschivo con i loro mezzi. Nelle immagini fornite dall'associazione PIVEC, che con altre associazioni ha lavorato a muso duro, si vede la potenza del rogo, che in poco tempo ha quasi raggiunto le abitazioni ed un elettrodotto presente. Il tema è caldo e non solo per le temperature. La protezione civile regionale si è organizzata da tempo con uomini e mezzi. Questa è la situazione. La zona più colpita finora è quella del Chietino, ma anche la Val Pescara con Torre dei Passeri. Finora sono bruciati circa 500 ettari in Abruzzo. Le maggiori criticità ce le abbiamo nel Chietino, dove abbiamo avuto una pluralità di incendi di dimensioni non eccessive, e nel Pescarese, dove ci sono stati degli incendi importanti nella zona della Maiella e quant'altro. Le superfici bruciate sono circa di 500 ettari, di cui boschivi non superiore ai 25-30 ettari. Quindi ci stiamo mantenendo su degli incendi di natura arbustiva e di vegetazione più che di bosco. La protezione civile ha diramato a tutti i sindaci e alle strutture viabili, soprattutto per quello che riguarda le pertinenze statali, delle raccomandazioni per tenere pulito il più possibile le pertinenze e fatto divieto di accendere fuochi e di bruciare sterpaglie. Chiaramente il clima e la temperatura, nonché il vento fortemente caldo di Scirocco, non incidono in maniera favorevole su questa situazione. Noi ci stiamo attrezzando, ultimamente sono arrivati altri 2 moduli per l'antincendio boschivo, 2 moduli importanti con attrezzature importanti che servono sia per lo spegnimento sia per la costituzione delle linee in quota. Abbiamo attivato l'elicottero, insomma la regione è attiva, ecco.